Buongiorno ragazze, colazione. Ho appena chiesto su Instagram, fortunatamente. Proprio, ma cosa cavolo stai facendo? Cerca sempre qualcosa che è caduto. Comunque, questo è il video. Finalmente i miei follower controllano la mia vita, che mi avete tanto tanto richiesto, quindi farò vedere la mia giornata guidata da voi. Che odori il mondo tu? Odori il mondo! Comunque, io in pigiamino, con le mie solite pantofoline. Grazie, vi faccio scoprire una novità, dovete assolutamente provare sta cosa. Visto che avete votato su Instagram, colazione solita o diversa, ma avete chiesto diversa, vi faccio scoprire qualche novità. Questa è una cosa troppo buona, c'è la galletta di mais, con sopra metto le scaglie di parmigiano. E la metto nel microonde, diventa una cosa, madò, diventa tipo una galletta al parmigiano buonissima. Comunque, ho preparato la mia colazione. Colazione insolita, particolare, un po' dolce, un po' salata, che fa capire tutta la mia follia questa colazione. Vabbè. Comunque, ci sono gli albumi con due uova intere. E sotto ci sono le gallette, gallette di mais come fonte di carbs che mi piacciono tantissimo. E appunto questo ho fatto la versione salata, quindi con le uova, sale e pepe, anche la galletta col parmigiano, ragazze, provate, è buonissima. E qua ho fatto la versione dolce, mangiare un po' dolce e un po' salato. Queste qua pure sono buone. Le gallette di mais le scaldo al microonde per farle un po' croccanti o le passo sulla padella. Un piccolo segreto: quando anche si fanno un po' striticce, sapete, sono, non sono più croccanti, passatele nel microonde 30 secondi, diventano di nuovo croccanti. Yeah, quanti segreti vi sto svelando oggi! E quindi l'albume con qua ci ho messo la marmellata, questa qua, quella light, 9 calorie. Questa è la marmellata che potete mangiare senza zucchero. E con l'albume e tanti mirtilli che adoro, li amo questi. Troppo succosi e buoni. E questa è la mia colazione e ovviamente una bella tazza di tè che non può mai mancare. Pupi, ma cosa cavolo vuoi? I miei follower comandano la mia vita, non tu? E beh, la comanda più Pupi. Ciccia, vuoi un mirtillo? Mangia mirtillo. E adesso se ne scappa sulla sua poltroncina, così fa ogni volta, amore. Che la deve mangiare in santa pace lei. Qui vi ringrazio perché ho detto posso dare la pappa a Pupi, avete votato sì, meno male ragazze, cioè io penso che avrei infranto le regole e le avrei dato comunque la pappa, perché come si fa a non dare la pappa a questo cagnolino, amore di mamma? Sì, lei sente sulla copertina mentre io rifaccio il letto, nel frattempo sto decidendo l'outfit, quindi chiedo il vostro aiuto. Sto facendo il mio consueto massaggio anticellulite e infatti una cosa che vi ho chiesto anche su Instagram, se volete che vi parli di questo nuovo prodotto che davvero mi ha cambiato le gambe e mi ha tolto tutta la cellulite e la ritenzione, quindi aspetto voi che diciate e poi nel caso ve lo mostro, ma davvero davvero merita. Ragazzi, avete risposto di sì perché veramente è un rimedio favoloso contro la cellulite, quindi non vedevo l'ora di parlarvene. C'è anche il libricino su come eliminare la cellulite, 7 regole, rimodella le tue gambe, molto bello, io l'ho letto e dà delle informazioni molto utili. Scusate che ho la solita pomatina nel naso che sapete che metto sempre. Il prodotto in questione è questo qua, cellulite, buonissimo ragazze, che praticamente non ha ingredienti dannosi, è completamente naturale, ma la figata è questa qua, la Slim Cup coppetta, vi giuro ragazze, è fenomenale. Io ero un po' scettica, vi dico la verità, su queste coppette, adesso vi faccio vedere, va massaggiata sulle gambe. Però da quando l'ho provata mi sono ricreduta, davvero elimina la pelle a buccia d'arancia, la cellulite, aiuta tantissimo. Voi sapete che io comunque mangio bene e mi alleno, quindi ovviamente l'importanza è sempre fare un minimo di attività sportiva, mangiare e bere tanta acqua. Queste tre cose fatele, però questa vi aiuta tanto, soprattutto in questo periodo dell'anno che davvero siamo agli sgoccioli per la prova costume, quindi è un rimedio molto rapido per vedere dei risultati. Eccola, dov'è? Eccola, eccola come al solito. Allora ragazzi, io prendo l'olietto ceperico, passiflora, tutti estratti naturali ed è non ha ingredienti dannosi, è naturale comunque. E io, guardate, c'è anche il buchino, quindi
è molto facile da applicare e in più, essendo di plastica, ve lo potete portare anche dietro. E c'è Pupi che sta odorando, sì, odora tutto lei, ok, approvato da Pupi. Quindi eccolo qua. E io lo inizio un po' a massaggiare, è importantissimo il massaggio, lo faccio mattina e sera, poi uso la coppettina. La coppettina come si usa così, effetto ventosa, lei si applica e in questo modo si fa questo massaggio, vedete? Così, questo è il massaggio. E poi potete anche roteare per stimolare di più la circolazione. Ragazzi, vi consiglio di provarlo. Se lo volete acquistare, vi metto il link del loro sito e il link per acquistarlo, e avete anche un codice sconto che è Carlita10, così avete anche uno sconto e approfittate. Io vi consiglio di prendere il pacchetto che ho preso io, che comprende l'olio, la coppettina, tra l'altro fa anche un buon profumo questo olietto, veramente veramente buono, e il libricino che dà tante info utili, vi faccio vedere un po', spiega un sacco di cose carine, quindi può essere utile. Vi metto appunto il link e il codice sconto nel box info. Pupi, lei è contenta che ha fatto la pappa e vi ringrazia tutti per aver votato. Dai la pappa a Pupi. Nel frattempo vi voglio far vedere le storie. Beh, questa è la storia. Per vedere i risultati, mentre Pupi supervisiona tutto, lei è tipo il notaio che controlla, vero Pupi, che sia tutto ok. Allora, la colazione che avete votato diversa dal solito a grande maggioranza, qua ci sono un po' di pacchi di Carlita Shop. E poi posso dare la pappa a Pupi? Sì, evviva! Quindi Pupi ha mangiato, qua c'è mia cognata che mi scrive quando non dovrebbe scrivermi, tesoro. E Pupi, vi ringrazio anche per vedere il nuovo rimedio anticellulite, pazzesco veramente, eccolo qua. C'è una tornata a casa e praticamente vi ho chiesto se potevo lavare i capelli e veramente speravo che mi dicesse di sì, perché avevo capelli sporchissimi. E devo dire che mi piace questo nuovo taglio liscio, mi piace. Vi ho chiesto se potevo tagliarli, ho detto oh mio dio, adesso mi dicono che devo farmi la frangetta, e diciamo che il mio parrucchiere me l'ha sconsigliata, anche se a me piacerebbe come cosa, però il mio parrucchiere me l'ha sconsigliata perché giustamente d'estate fa un po' caldo, quindi comunque ti fa sudare, quindi però questo taglio di media lunghezza anche con i capelli lisci longe bob viene molto molto bene, quindi vi ringrazio per avermi suggerito di averli fatti lisci. E ovviamente, allora, come outfit mi avete scelto il mio outfit preferito, l'avete scelto voi, ve lo faccio vedere ed è bellissimo. Sono dei nuovi acquisti, zitta, c'è anche Pupi. Sono dei nuovi acquisti. Allora, praticamente ho messo questo top che è carino e di jeans, è un po' largo in verità, e l'avevo preso da, oddio, si sta anche sciogliendo, devo annodarlo meglio. Comunque molto molto carino, non c'era, questo è di Tailey Whale, non c'era la mia misura, quindi l'ho preso questo che era largo, però è veramente molto largo, vabbè, non fa nulla. E poi questi shorts che ho comprato ultimamente con tutte le perline, molto molto carini e un po' rotti così, semplici. E poi ho messo queste superga di tutte fatte all'uncinetto, molto molto carine e comode, adoro. E la mia cavigliera Carlita Jewelry, ovviamente ho messo i gioielli Carlita Jewelry, quindi la cavigliera, il bracciale, anche la collana, la nuova borsa, questa me l'aveva regalata Dario al mio compleanno, se vi ricordate, che secondo me ci va molto molto bene come outfit, viene tipo così, viene molto molto carino. Adesso mi rifaccio questo nudo. Comunque questo è l'outfit, è molto carino e comodo, adoro. La collana ve la faccio vedere. Allora, la collana, ragazze, è bellissima, l'abbiamo rifornita non so quante volte, ogni volta va a ruba, quindi non so se la troverete su caritashop.com, controllate ogni giorno perché le riforniamo sempre, appena le riforniamo in poche ore finiscono perché sono stupende, brillano tantissimo. Devo dire che l'unica cosa che non ho fatto, e vi chiedo scusa, è quella di non portarmi i prodotti, cioè aveva vinto la cosa di usare prodotti del parrucchiere, ma vi giuro che non ce l'ho fatta perché
Sapete cosa succede se si usa anche solo una volta i prodotti del parrucchiere che contengono siliconi, eccetera? L'ultima volta che l'ho fatto, perché me l'ero dimenticati, veramente sono stata con i capelli praticamente unti, unti, secchi e sfibrati per più di un mese. Quindi vi giuro, ragazze, con tutto il bene che vi voglio, ma non ho potuto. E quindi vi chiedo scusa, ho infranto un po' la regola di questo gioco usando i miei prodotti. Vi chiedo scusa, però sapete che comunque ultimamente sto curando molto i capelli, e adesso che li ho un po' curati e comunque si stanno riprendendo e stanno bene, non volevo insomma causare questo danno, quindi vi chiedo scusa per questo. E vi faccio vedere cosa mi sono portata. Allora, mi sono portata lo shampoo bio, questo qua di Apiarium, che lo adoro, e c'è anche la versione purificante. Guardate su Carita Shop, abbiamo diversi shampoo di questa linea e ve li straconsiglio. Io uso questo delicato perché appunto è molto delicato, quindi mi piace in questo periodo dell'anno dove faccio lo shampoo anche più volte a settimana e anche quando vado a mare, ad esempio in vacanza. Se li lavate ogni giorno, questo va benissimo perché li pulisce ma non li secca, quindi è ottimo, li idrata, li districa. E c'è anche quello purificante che invece è per capelli grassi, ve li straconsiglio. Poi come maschera, questa è anche un'altra maschera che noi vendiamo tantissimo su Carita Shop online, la acquistate in tante perché è davvero ottima, fa miracoli, ed è una maschera per capelli rinforzante alla canapa, è veramente fenomenale, ragazze. E appunto la cosa bella è che è semplicemente una maschera, la metti in posa dopo lo shampoo, 5-10 minuti ti sciacqui, è veramente, ha un'azione stimolante, come c'è scritto qua, sul cuoio camelluto, quindi aumenta la crescita dei capelli e li rende proprio più belli, luminosi, proprio densi, aumenta proprio la densità dei capelli, quindi è veramente un toccasana e li lucida tantissimo. Poi come styling mi sono portata il siero bio anticrespo, questo lo adoro, sempre della linea bio Apiarium, è favoloso perché toglie anche l'effetto crespo, è disciplinante e lucidante, illumina tantissimo i capelli, proprio per capelli crespi e ribelli come c'è scritto qua. E lo uso insieme al mitico termoprotettore. Questo è il termoprotettore che uso sempre io prima di asciugare i capelli, ne metto qualche goccina assieme appunto allo spray e mi vengono i capelli belli nutriti e morbidi. Questo protegge dal calore del phon, della piastra, della riccia capelli, di tutto. E poi alla fine l'ultimo tocco me lo faccio fare sempre con la mia lacca, quindi non uso quasi mai la lacca del parrucchiere, a meno che non me ne dimentichi, però cerco sempre di usare la mia lacca spray. Questa è favolosa, viene appunto in questa confezione ed è veramente buona perché non ha siliconi, non ha nulla di dannoso, anzi nutre i capelli, li rende morbidi. Di solito le lacche seccano i capelli, li appiccicano, li sporcano, e invece questa ha anche un effetto nutrimento, li fa brillare e li fissa, insomma, senza seccarli e senza indurirli. Quindi questa è stata la mia routine di oggi con i prodotti Carlita Shop e non del parrucchiere. Spero che mi perdonerete. Chiesto quale rossetto mettere tra questi due, che in realtà sono molto molto simili e io li amo tantissimo. No, questo è di Alchemilla ed è, si chiama oh mio Dio, Bocca di Leone, e questo è di Nabla e si chiama A Perfect Day. Sono entrambi due rossetti bellissimi che io adoro e che vanno a ruba su caritashop.com, li vendiamo tantissimo. E voi avete scelto questo qua, quindi ho messo questo, ve lo faccio vedere. Appunto questo qua, che è molto molto bello, ragazze, Bocca di Leone, adoro. Comunque anche Perfect Day è molto simile, l'unica cosa che questo effetto è un po' lucido, volumizzante, a Perfect Day invece è un po' più opaco, quindi dura anche di più, però anche questo dura tantissimo, l'effetto è molto bello. E fortunatamente vi ho chiesto se dovessi fare un trucco naturale o particolare, mi avete chiesto naturale, quindi sono felicissima di questa cosa, perché davvero se no un trucco particolare non avevo proprio voglia di truccare, mi piace il trucco semplice. Ragazzi, adesso praticamente vorrei andare a fare un giro con Dario e vorrei andare a fare un po' di shopping. Vi ho chiesto una shopping low cost o costoso e delle scarpe. Vorrei comprare una cinta e delle scarpe, sono indecisa fra Gucci e Louis Vuitton, quindi vi ho messo le foto su Instagram. Nel frattempo tengo sotto mano i vostri risultati su Instagram e spero
spero che voterete le mie preferite. Comunque io le amo tutte e due, sia le due cinte che le due le scarpe che ho messo, le amo. Quindi mi fiderò del vostro consiglio e comprerò proprio quello che voi mi consigliate. E poi stasera vorrei andare a mangiare, adesso pubblico la foto, sgarro o non sgarro, quindi decidete voi, non so proprio cosa scegliere. E se decidete per lo sgarro, io farei un bel sushi you can eat oppure una pizza. Spero che mi rispondiate sushi you can eat, comunque lo scopriremo dopo e vi farò vedere quindi gli acquisti e la cena. Io spero che vi piaccia questo video, se vi piace lasciatemi un pollice in su così magari ve ne faccio un altro. È carino che voi mi diciate insomma cosa fare. Ragazze, adesso ho pubblicato, devo picchiare o no Dario, amore, adesso se dicono sì ti devo picchiare, aspetta vieni qua se no non si vede, devo picchiare o no Dario, come faccio a picchiare uno con questa faccia, mio amore? Mi chiamo, no, amore. Amore. Ciao, scappa. Sicuramente diranno di no le ragazze, figuriamo. Amore, non ti piace questi capelli come li ho fatti? Si chiama Lounge Bomb. Lounge Bomb 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 Lounge. Amore, sei ambiguo qua dietro a fare questo lounge movimento. Bomb, bomb. No, vabbè. Dopo. Comunque andiamo. Amore, adesso i nostri follower sì decideranno se dobbiamo mangiare sushi o pizza. Pizza, pizza, ragazzi. No, io voto sushi. Oh, le ragazze, se mi vogliono bene, già voteranno sushi. Se scegliete la pizza, i gusti li faccio scegliere a voi. Ma no, ragazze, scegliete sì sushi. Pizza. Vabbè. Comunque lui è impazzito. E soprattutto che io devo fare shopping. Gucci o Louis Vuitton? Gucci. Speriamo. Le ali degli altri. Adesso sono un angelo. E io il mochi, ragazzi, dopo aver mangiato il mondo ho dovuto prenderlo perché voi mi avete obbligato. Ebbene sì, avete votato sì e quindi l'ho preso. E Dario YouTuber, seguitelo. Ragazzi, è buonissimo il mochi, dovete proprio provarlo. Ta ta ta, ragazze, ho fatto gli acquisti, quindi adesso vi faccio vedere cosa ho comprato, tutte le cose che voi avete votato nei messaggi su Instagram. E mannaggia voi, mi avete fatto spendere un sacco di soldi, ragazze. Vi faccio vedere cosa ho preso, ragazze. Allora, in questo pacchettino cosa c'è? Apriamo. Ho aperto così, faccio vedere prima, poi magari ve li mostrerò meglio in un prossimo video shopping. Comunque ho preso queste scarpe che secondo me sono bellissime e le avete stravotate su Instagram perché davvero sono fini, eleganti, bellissime. C'hanno semplicemente una scritta qua, Louis Vuitton, e il logo qui. E sono, ragazze, comodissime, veramente come scarpa insomma sportiva di marca. Comunque è molto fine, non è assolutamente pacchiana ed è comodissima, quindi l'unica cosa che sono bianche, per quello che costano spero che non si sporchino mai. Le metterò con tutte le scatole, stavo pensando, ragazze. Comunque qua ci sono un sacco di pacchettini e bigliettini carini, adoro, è stato gentilissimo il commesso di Louis Vuitton, mi ha regalato anche un sacco di campioncini di profumini che io adoro portarli quando sono in viaggio eccetera. E poi ho preso questa cinta che la volevo tantissimo, in realtà è così, è double face, non so come si dice, comunque si cambia il lato e il logo, quello là classico di cui ho anche la borsa, ho sia il bauletto che la pochette con questo logo Louis Vuitton. Il bauletto l'ho comprato tipo più di 10 anni fa, ce l'ho da una vita, è praticamente intatto, è bellissimo. E anche la pochette l'ho comprata parecchi anni fa e adesso ho deciso di abbinarci finalmente questa cinta, la volevo tantissimo, appunto con questo qui dorato che si può appunto girare e diventa anche rossa. C'era anche rosa ma non c'era la mia misura, quindi ahimè ho dovuto prenderla questa qua, però anche rossa è molto bella, secondo me è estiva e va bene anche col bianco, anche se penso che comunque la userò molto di più da questo lato qua con il logo classico. Quindi questi sono i miei acquisti, questo è stato il video e spero che vi sia piaciuto, lasciate un like così magari ve ne faccio altri, tanti baci.
en una bici que me lleva